Salve a tutti ragazzi, io sono Philip e oggi siamo tornati su Supreme Commander 2 Illuminati contro UEF. Va bene, eravamo arrivati qui, cos'è? Già mi avete cattato all'inizio del video, non abbiamo ancora iniziato. Allora, quanto siamo messo? 37 truppe? Spero che siano le truppe. No, come ripeto, come minimo per l'attacco avevo intenzione di farli arrivare a 100. Lo mettiamo a 5 così esauriamo ancora tutti i fondi. Mi piace tanto il nonno, mi piace la mazza, solo che questo periodo inutile che mi ricoppi l'attacco. Almeno tu lo facessi bene. Poi perché lo faccio soltanto con gli illuminati? Perché so che almeno con questi li ho provato, sono sicuro che lì nella nave del trasporto le Eula sparano. Sparano e fanno una sottospecie di mitragliette sottospecie. Solo che il primo attacco che ho provato l'ho fatto due volte. Una in guerra infinite, mamma mia, mi arrampicavo il cervello a costruire truppe di terra, farcele entrare, costruire truppe di terra, farcele entrare, solo che non cascavano niente. Quindi alla fine ho provato senza, ho avuto gli stessi risultati. Quindi tu stai costruendo, Fiolo? Bene, allora, per sicurezza io costruisco un'altra antiaerea. Ma proprio lì, proprio lì. Oh, bene, prendiamo anche quella contro le antiaeree. No, ah, è vero che c'ho anche i Vultu. Ho intenzione di costruire anche i Vultu, anche se proprio. Allora, tempo di guerra, sono quasi 30 minuti che, quasi mezz'ora che sto facendo questa guerra. Allora, quello lì mi sta attaccando, vediamo i risultati. Bene, sono in mega vantaggio. Ah, era ora. Sì, ma se continuate a farmi attaccare uno proprio, cioè, concentriamo il fuoco, facciamo fuori in 3 secondi, anche a manco. Vabbè. Lo so, è anche un po' che non continuo con lo Slender, ma non so se farò altri video sul tablet, perché proprio non era tipo venuto tanto bene. Si vedeva le SDA ovunque. Beh, prima mi prendo la risa. 3. Ovviamente dovevo far arrivare questi un po', finalmente, oh. Tutto il resto ci siamo già quasi pronti, mi manca il Vulto per farlo arrivare lì e dopo la, vabbè, la rigenerazione. Quello lì dovrebbe essere il Dark Knight, sarebbe fighissimo provarlo, solo che come avevo già detto non riesco a far gli sperimentali, perché è uno sperimentale quello. Guarda, non riesco neanche a finire una frase che sempre mi attaccano, guarda. Farà tio che mona, che roba cazzo. Che? Fioi? Ah, l'avete già rigenerato, bravi, eh no, altrimenti vi licenziavo. Trovo un modo per farvi distruggere. Il bello è che non puoi distruggere le tue truppe quando ti stanno letteralmente dove non batte il sole. Dove proprio nei bigoli, non fraintendetemi. Non intendo la pasta, ragazzi. Chi l'ha capito bene, chi non l'ha capito, oh, affari suoi, Cosa? Quel posto lì mi servirebbe, non sarebbe così gentile, bravo, penso ci tu butta fuori quello. Ma cosa, lo succhi così? Succhi e batte. No, metto uno di questi soltanto per farlo contento così. Vara, vara, sempre forse. Allora, mi facciano gli stessi attacchi soltanto con quelli di terra. Ah no, se stava lì impappinare. Hola muchachos. Oh, non ho ancora fatto, mamma mia, ti sei lento, mamma mia. Mamma mia, sarei stato più veloce di te. Che è molto difficile.
io sia veloce, no, perché mi dicono che sono tipo il calmacoloco. Dai, ne ho messi 7, no, facciamo da 8, dai. Facciamo pari, tanto. Siamo a 44, bene, non ci avviciniamo nemmeno, fantastico, vabbè, mamma, neanche a metà. Allora, arriviamo a metà quando mi si costruiscono gli altri. Guarda, questo qui è il campo nemico. Se mi venisse fuori a fare l'uccici, li metterei subito. A posto, dove ce l'hanno? No, perché se ad esempio ce l'hanno... Non l'avevo da trasporto, quello lì è difficile. Molto difficile, bisogna puntare sulle navi da trasporto, lì è difficile. Difficile, come dico. Ma intanto mi stanno distruggendo tutto. Devo cavolo, la rigenerazione, forza, rigenerazione. Dai, così si rigenera lo scudo, forse. Ma mi sta andando comunque tutto... Tutto in fasoi. È il mio piano d'attacco, perché dovevo iniziare con tutto lo scudo. Guarda, ti che spreco, mamma mia. E te vieni, cagotto. Tanto setto, ma tanto cagotto che te stai in bagno per 6 mesi, Fara. Aumento la forza dopo le navi. Oh, il Vultu, mi serve il Vultu. Potrei anche fare a meno adesso che ci penso, però. Adesso ormai. Mettiamone due in programmazione. Allora. Vai, non so cosa serve tanto. Beh, ripeti costruzione, va bene, ci siamo. Intanto me lo facevo lo stesso. Allora, quella lì, la zona più chiara che vedete sarebbe la zona del radar. Praticamente quando entrano in quella zona lì, io li vedo come sono veramente le truppe. Altrimenti vedo soltanto dei pallini che mi indicano. Oh, c'ho... vabbè. È andato nel satellite, vabbè. Hai visto? Altrimenti mi danno dei segni che ci ho capito un po' a capirli, i segni. No, ma dopo in base alla collocazione, bene, una truppa di terra, almeno che non sia un ingegnere. Boh, quella lì è la truppa d'aria che è proprio... Mamma mia, anche quelli di terra, adesso mi state pigliando... Ah no, nessun problema, ingegnere. Gli ingegneri praticamente non fanno la mazza, Che? Ma siccome è cosa, perché mi... No, Guarda, tutti contro un misero ingegnere, sì. E poi avete mai visto dei danni che fanno... Delle esplosioni che fanno fiamme blu? Incredibile! Va bene, ma nessuno attacca... Ah, no, bene, Che? Chi è che ha lanciato i missili? E poi lì che non c'ho niente, cosa cavolo mi lanci i missili lì? Ah, te sei proprio malato mentale, ma tanto, Allora, c'è quello. 4 me ne servono adesso, mamma mia, ci vorrà un bel fiamme. Ascoltate, ragazzi. Questa è già la terza parte di questa battaglia e non siamo neanche una svolta. Io taglio, Ok. Quindi ci vediamo tra un fiamme. D'accordo, ragazzi, allora siamo tornati. Ho tante antiaeree. Sì, antiaeree, guardati. Ho tante navi da trasporto che pare che facciano il treni. Dopo ho costruito anche una fabbrica di terra mettendo delle antiaeree mobili. I bastardi hanno creato due antiaeree lì, ce li abbiamo proprio visibili. Ne ancora tracce dell'UCC. Beh, se fosse già stato distrutto avrei automaticamente vinto. Avrei già vinto. Si è portato qualche modifica, ma non tanta. Ah sì, ho sbloccato i Vultu, che sarebbero sti cosi qua. Vabbè, non so cosa li ho sbloccati fare, che tanto non mi servono a niente. Allora aumentiamo di grado, aspettiamo di arrivare a 5, aumentiamo il grado 3 e dopo forse, dico forse, potremmo anche essere pronti per il mega attacco finale. Allora, intanto mi stanno impappinando tutto, dovrei arrivare almeno a 100, guarda quelli lì, mi hanno distrutto una navetta,
Vara, anche lì ce l'hanno. Ah beh, tanto voi ve ne state lì, tanto comodi per le torrette di aerei, ma tanto se vi struggiamo l'UCC. Boom, avete perso, avete chiuso. Allora, sono quasi 41 minuti che siamo in guerra contro Autorn e lo sto stracciando. È come succede in ognuno, solo che alla fine non vinco mai, non so cosa c'entri, vabbè. Allora, stanno facendo i Vultu, va bene. Vartem, ma cosa andate che lì che sono le antiaeree, manco le faccio da fuori. Mi preoccupano le antiaeree che appena arrivo nel passaggio, Vara, me brincano. Quello lì che mi preoccupa. Vabbè, allora io metto in precisazione qualche altro. Quali sarebbe lo spazio per i robot? Solo che non mi servono. Ho altri due antiaeree mobili, così tanto per fare. Così tanto ogni aiuto è sempre buon accetto, eh. Allora cosa, eh. Allora, una bella mazza. Allora, devo smetterla di dire sempre allora. Non si capisce. Vabbè, mi attaccano sempre. Cosa vogliono fare con una sola truppa? Pretendono di vincere con una sola truppa? Ma. Sto zitto, altrimenti. Guarda, sto zitto. Allora, aspetta. Ma cosa, non voglio quello là, voglio soltanto questi. Sono questi cosa, capito? Lascio stare. Allora, comunque li metto in posizione di attacco. Attaccate. Lascio stare prima che mi venia da fare. Però devo dire che è il primo assalto in cui uso tanti cose, questi, tante eule. Vabbò, allora lì così. Mezzo che peggio. La peggio di Star Wars. Aspetta quanto ti viene di scudo qua. Bene, che tanto scudo, bene, bravo cosa. Vabbò, allora. Anche per questo video è tutto. Stiamo ancora cercando di fare quell'assalto di ficcare. Un mi piace se il video vi è piaciuto, anche se lo trovo un po' difficile perché non siamo ancora arrivati all'attacco, quindi sarà un po' come dire per adesso. Oh, deve venire l'Ubal, però vabbè. Un mi piace se volete che io smetta di parlare così a vanvera, come volete. E un mi piace se volete va ciugula così agli avversari. Così. Va bene, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui con moi. E alla prossima. Io adesso metto le telecamere in casa, altrimenti mi muoro sul video. Alla prossima. Bella ragazzi.